Roberto Puddu è stato riconfermato segretario generale della SLP CISL Milano, il sindacato di categoria dei lavoratori e delle lavoratrici di Poste Italiane, che ha tenuto il suo congresso al Palazzo delle Stelline. Dopo quasi 2 anni siamo riusciti a celebrare il nostro 8º congresso SLP Milano Metropoli. L'abbiamo fatto in presenza nonostante le restrizioni ancora in atto. È stata una giornata di festa, di lavoro, dove sono emersi tutti i temi che riguardano la nostra categoria. Nonostante questi 2 anni di emergenza, si sono sottoscritti numerosi accordi all'interno della nostra categoria. Voglio ricordarne tre più importanti. Abbiamo chiuso il nostro rinnovo contrattuale, abbiamo fatto l'accordo sulle politiche attive, l'accordo sullo smart working. Sono tutti accordi che siamo riusciti a portarli a casa nonostante il contesto in cui ci siamo trovati a doverli affrontare. Sul settore pesa la cronica carenza di personale. Abbiamo ancora dei problemi da risolvere che riguardano principalmente la mancanza di personale su tutti i 2 ambiti, sia su quello di mercato privato che su quello di PCL. Bisognerà metterci le mani nella riorganizzazione perché bisogna stare molto attenti, a recuperare questo settore che da molti anni era veramente in crisi. Nel tempo è cambiato il servizio postale, ma si è modificato anche il profilo di alcune figure professionali. La funzione è sempre quella di una volta, anche se si sta cambiando la metodologia del lavoro. Poste sta puntando più sul portalettere più tecnologico, si concentra più sull'e-commerce, visto lo sviluppo enorme che c'è stato dei pacchi con le consegne tramite le app, virtuali, tramite le app, specialmente nel periodo di pandemia. Questa richiede una formazione continua sia per quanto riguarda l'aspetto di MP, mercato privato, sia per quanto riguarda l'aspetto di PCL dei portalettere. Puddu sarà affiancato in segreteria dalle riconfermate Giuseppina Sicilia e Tenuccia Schepisi.